La dirigenza pubblica eh, ha una serie di eh, funzioni. Eh e in particolare è anche una serie di eh, poteri. Tra i poteri eh, più importanti della dirigenza pubblica ricordiamo eh, il, fatto, il potere di assegnare diciamo, eh, dei trattamenti accessori, ovvero eh, secondo eh, quanto previsto negli articoli da 37 a 47 del testo unico sul pubblico, eh, del, te, del decreto legislativo 150 del 2009, 呃。Uh, I dirigenti pubblici possono assegnare ai dipendenti del proprio ente eh, una serie di trattamenti economici accessori in relazione a quella che è la valutazione, i risultati della valutazione della performance eh, delle eh, attività e delle mansioni svolte da questi dipendenti. Quindi, a, eh, ai dipendenti più meritevoli e che hanno raggiunto maggiori risultati, è possibile assegnare dei premi e dei trattamenti economici, quindi monetizzare la produttività dei dipendenti pubblici. Questo anche nell'ottica di una graduale privatizzazione del sistema dei eh, lavori, de, del, della, del lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Inoltre, eh, di converso, eh, il dirigente pubblico ha anche il potere sanzionatorio ovvero uh, per quei, eh, quei, eh, quei dipendenti. Che non esercitano correttamente le proprie funzioni, non, sono, non hanno produttività o addirittura recano danno con la loro attività eh, errata alla pubblica amministrazione, il dirigente ha, eh, un potere di emettere, ha il potere di emettere delle sanzioni. Eh, e questo quindi sempre eh, correrando, correrando questo potere all'efficienza dell'operato delle. Eh, del, del personale. C'è da dire però che anche lo stesso, gli stessi dirigenti sono soggetti alla, eh, al sistema di valutazione della performance, quindi eh, loro stessi eh, possono essere sanzionati nel momento in cui non svolgono correttamente le proprie attività. E quindi, ad esempio, eh, se eh, i lavoratori eh, che sono sottoposti, eh, diciamo, nel, alla: al potere diciamo, gestionale di controllo del dirigente, se questi lavoratori non eseguono correttamente le loro eh, mansioni, ma la causa non è loro, ma è eh, appunto del dirigente, è il dirigente che appunto viene, verrà eh, sanzionato. Eh. Beh, abbiamo visto eh, già nei video precedenti che un principio cardine del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, come eh, è riformato eh, dalle ultime, dagli ultimi decreti e leggi eh, di riforma del pubblico impiego. Un principio cardine è, è, il, è quello della eh, separazione tra il potere politico ed il potere amministrativo, in particolare il potere politico riguarda le attività di indirizzo e di controllo uh, del, uh, dell'ente. Eh, mentre invece il potere amministrativo riguarda essenzialmente il potere gestionale eh, gesti eh, e, e quindi nel dettaglio i, eh, gli organi politici sono quelli de deputati appunto all'indirizzo politico dell'ente, ovvero a definire ad esempio quello che è il programma con eh, tutti eh, diciamo, i risultati che dovranno essere ra raggiunti e eh, appunto generalmente quel programma sarà quello che poi è stato votato ad esempio eh, dai cittadini nell'elezione eh, che si è svolta. Mentre invece per quanto riguarda le modalità e la gestione del, del personale ad esempio e eh, l'organizzazione di tutto il lavoro connesso eh, per la realizzazione di quel programma, si parla in questo caso di poteri amministrativi, quindi che sono tutte quelle attività <coughs> Che, eh, e dei servizi che sono eh, poi rivolti diciamo, alla collettività del, eh, e che sono svolti appunto dall'ente pubblico. Eh, il, diciamo, il principio cardine vuole una netta separazione tra gli organi politici e gli organi amministrativi, quindi. Coloro che eh, diciamo, eh, sono eh, incaricati di poteri politici non eh, vanno poi eh, diciamo, a, 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 a svolgere i ruoli anche della direzione eh, degli organi amministrativi. Eh, e, e non svolgono anche ruoli eh, amministrativi, quindi, non sono anche dirigenti amministrativi, gli organi politici. Eh, questa separazione eh, può eh, è appunto è presente in principio, però nel caso di eh, piccoli enti e soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni con meno di 5000 abitanti vi possono essere una serie di deroghe a questo principio di separazione, quindi gli organi politici eh, coloro che svolgono dei ruoli politici possono svolgere anche dei ruoli amministrativi, soprattutto se si tratta di piccoli comuni. E queste deroghe sono previste dalla legge 388 del 2000, articolo 53,23. E infatti tra i dirigenti più importanti di cui occorre parlare, parlare ad esempio, vi è il dirigente dell'ente locale. Essenzialmente il dirigente dell'ente locale svolge una, eh, delle funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'ente ed in particolare ha dei poteri di spesa nonché di organizzare le risorse umane e di controllarle come abbiamo visto ad esempio con eh, l'irrogazione di eh, sanzioni che vedremo nel dettaglio con ad esempio eh, i, eh, il potere disciplinare eh, che vedremo di qui eh, a poco. Eh, nel caso inoltre di enti di grandi dimensioni è possibile la, eh, che vi sia, è molto probabile che vi sia la presenza di più dirigenti eh, che eh, diciamo, si occupano di gestire l'ente locale e ciascun dirigente in generale sarà affidato a ciascun dirigente sarà affidato un gruppo di dipendenti eh, e un, eh, uno o più eh, settori. Eh, diciamo omogenei di attività dell'ente. Venendo più nel dettaglio, le funzioni dei dirigenti pubblici sono eh, definite all'articolo 107 del Tuel eh, per quanto riguarda in particolare gli enti locali e in particolare i dirigenti eh, avranno come funzione principale quella di dirigere i gli uffici eh, nonché eh, i servizi dell'ente locale in relazione a quelli che sono i regolamenti e gli statuti che regolano appunto il, che disciplinano il funzionamento dell'ente eh, locale in primis eh, i dirigenti pubblici adottano una serie di atti e provvedimenti amministrativi che eh, andranno ad impegnare l'amministrazione verso l'esterno. Inoltre sono deputati all'attuazione eh, degli obiettivi e dei programmi eh, che sono elaborati dagli organi politici, quindi l'organo politico elabora un programma che durante la sua eh, diciamo eh, la sua, durante il suo mandato e dovrà essere attuato. Questa attuazione è deputata appunto ai dirigenti pubblici. Dopodiché, i dirigenti pubblici presiedono eventuali commissioni di gara e di concorso, sono responsabili delle procedure di appalto e di concorso, quindi, ad esempio, Possono essere direttamente loro a svolgere il ruolo del responsabile del procedimento. Inoltre, possono stipulare contratti, atti di gestione finanziaria e di gestione del personale. Rilasciano le autorizzazioni e le concessioni hanno il potere di sospendere i lavori, di vigilare nell'edilizia e di errorare sanzioni amministrative. Quindi per quanto riguarda l'edilizia, ad esempio, possono essere i direttori dei lavori quando vengono appunto, eh, eseguite delle opere pubbliche. Inoltre legalizzano eh, gli atti di manifestazione di giudizio e di conoscenza e possono adottare altri atti eh, previsti nei regolamenti e negli statuti e non appunto assegnati ad altri eh, organi.